Questo mi piace. Buongiorno signori. Ok, vi ho distribuito la documentazione a riguardo. Tutto ciò che vi dirò è contenuto in questi fogli. La riunione di oggi è di vitale importanza per l'andamento della guerra. Qualcuno di voi sa cosa succederà la prossima settimana? Vi apro il mio figlio? No, ma che? Ci sarà il concerto di Lorenzo Pilat? Magari. Se non sbaglio, dovrebbe cominciare la sagra dei Crossroad. Esatto! Sapete perché questo avvenimento è molto importante? Dicono che la tregua per la saga dei Cross non ci sarà quest'anno. Infatti, abbiamo importanti motivi per credere che i Furlani vogliono spararci un massiccio attacco sorpresa in occasione della loro saga dei Cross. Generale Boemio, ci illustri la situazione. Sì, generale Muscagni. La saga dei Cross è un'attività enogastronomica. Una festa che per noi è l'equivalente della fiera di Santa Elisabetta, della saga della Rassa e della Lagosta Rocchese tutti insieme. Tutti i Furlani, civili e non, si ritroveranno a Ruda per mangiare rane fritte, salsicce e polenta. Si abbandoneranno a bevute e festeggiamenti di ogni tipo. Il tutto accompagnato da una vicente pesca di beneficenza, i cui intruiti verranno usati dall'esercito Furlano per le spese militari. Molto bene! Grazie, generale. Negli anni scorsi i combattimenti hanno sempre subito una tregua per la saga dei Cross, ma il nostro settore di spionaggio ritiene che quest'anno andrà diversamente e i Furlani ci attaccheranno. Quindi dobbiamo elaborare dei piani di battaglia per difendere il nostro campo base di Sagrado. Passiamo quindi la parola al capo strategico del nostro esercito, il maggiore Pompelli. Sì! Per fare le strategie ho bisogno di un volontario. Allora, grazie. Mi punto 10 armate e via. E ti? Mi quando sei armato su un mappa di cose? Boh, paolo di stare. Soldato, che cazzo sta facendo? Ah. Voglio massimo ordine e disciplina, cos'è questo schifo? Sniffali, voglio che sniffi. Devi fare un italiano. Allora spostiamo queste di qua. Il mio consiglio è di chiamare il capo Vichy e De Darker e fargli addestrare un doppio Tony da tal campo. Questo progetto è una follia, ma lei le spalle. Me sono il capo Vichy. Il mio compito è di addestrarvi per il combattimento della prossima settimana. Me vi trasformerò in una fabbrica dei cadaveri. Vi farò cagare balini finché non sarò in grado di copare il nemico a forza di scorrese. Ma non sarà una roba facile, penso. A vedarvi, se mi è appena uscito da Barbana, ostia. Te, ma non te sono il nipote del Pierin Fiasco de Vin? Sì. Cosa? No. Cosa? Signore, signore. Sì, signore, signore. Ah, mille flessioni, bravo! E te come te sei chiami? Giovanni, signore. Bravo, bravo. 100 flessioni anche te! Bon bon, me fai dopo cena le flessioni. Guarda qua! Uomo del panza, uomo di sostanza, Come te sei chiami? Romualdo, signore. Che nome del cacchio! Mi scommetto, anzi, ti piace le luganiche? Sì, signore, sì, signore! Ah, non che credo, mi penso che ti preferisci il maiale cinese piuttosto che la sbrovada. No, signore! Ah, bon, vedremo. E te? Girate! Ti piace le luganiche? Sì, signore! Balle! Mi dico che ti preferisci mangiare i voltini in primavera! Noni, sapete Pergamo, no? Chi se sta? Ah, abbiamo un simpaticone, eh? Vieni a casa e ti offro un quarto di rosso. Ma dove te pensi di essere? Quando siamo mica in centro estivo? Palla a destra, palla a sinistra, finì! Siamo noi, eh? Ma che, oh! Ma chi sei quel mono che non sa tenere il fusile in mano? Panza, sempre te, sapevo! Ma cosa ti gatta le mani? I duroni? No, signore. Te sa con cosa faremo a duroni? Rigattoni. Ah, sempre il maniare, in mente, bon.
Te mega spiazzato, te perdono per stavolta. Grazie signore. Sgrasso! Boh, adesso fermo una prova. Io tiro due granate e poi indietro la postazione. Cosa c'è qua? Oh, chi sei sta? Perché devo rompere i vetri? Cosa? Mi non arrivo a capire. Chi sei che rompe i vetri qua? Giusto lui. Ma non è vero? Sì. No. Sì che è vero. Ma non è vero. Ma sì che è vero. Se lei era di plastica, non la si rompeva. Anche questo è vero. E anche questo è vero. Insomma, benedetto signor, vetro, no, vero. Ah. E voi sei un più umano dell'altro. Via, via da qua. Mi vado a tagliarmi le vene. Come? Come? Con un tocco del vero. Sara? Sara. Ma no, Sara, porta! Ti sa qual è la differenza tra il sergente e il tramonto? No. Che il tramonto porta la sera. Il sergente sera la porta. Soldato. Sei questi momenti che ti sono promosso a calcolare. Aspetta, c'è un cadavere lì. Andiamo a vedere chi è. Chissà chi è. Guarda i capelli, è zio Tibia. Come etilico. Sì, penso che è zio Tibia. Povera gemma, però. Ah, per lui i problemi del più niente. Per lui sì. Maledetti furlani, la soffiata era vera. Hanno distrutto la mia piccola. La nostra! Sì, ma ne valse la pena. 80 kg di polenta purissima. Mannaggia.
ma il Sardian ha colpito il radiatore. È andato. Tanto che quello non l'ha permesso. Questo è pronto. Fermo, fermo. Ehi, sei Furlano? Non sei Furlano. No? Noi? Niente da dichiarare? Noi? Non sei Furlano. No? Apri il bagagliaio. Non sei Furlano. Scendi, apri il bagagliaio. Avanti. Rapido, rapido, rapido. Niente da dichiarare, eh? Cos'è sta roba? Polenta, vinazza, niente da dichiarare, eh? Non sei Furlano. Adesso viene... Non sei Furlano. Mi raccomando, vai. Grazie, rapido. E così finisce la storia. Nonna, hai preso le medicine? No. Ecco, guarda te. Poi finisce sempre che ti metti a delirare. Dai, prendi le medicine, su. Oh. Ti fanno bene, vedi tutto, tutto bicchiere, ma più veloce, eh? Dai, dai, adesso, dai, adesso andiamo a dormire, eh? Come? Un tocco di vero! Ma dove te pensi di essere? Quando siamo mica in centro estivo! Uomo di panza, uomo di sostanza! Come ti sei ciato? Non manco, signor! Io... Ronaldo! Perché sei Ronaldo sei grasso? Romualdo! Ma che volta mi vede è bello che tutto registra. Ok.